Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo rapidamente della fiaba La cicala e le formiche di Esopo. C'era una volta, durante l'estate, una cicala che cantava posata su un filo d'erba, mentre sotto di lei una formica faticava per trasportare al sicuro nel suo formicaio i chicchi di grano. Ogni tanto la cicala chiedeva alle formiche: perché mai lavorate tutto il giorno? Venite qui con me all'ombra dell'erba, starete al fresco e potremo cantare insieme. Ma le formiche continuavano a lavorare e rispondevano: dobbiamo preparare le provviste per l'inverno. Quando la neve avrà ricoperto la terra, non resterà più nulla da mangiare. La cicala non riusciva proprio a capire le formiche. Del resto l'estate era ancora lunga e di tempo per mettere da parte le provviste ce ne sarebbe stato sin troppo. Così continuò a cantare e l'estate finì. Bene l'autunno, non c'erano più frutti in giro e la cicala vagava di qua e di là, sgranocchiando disperata gli steli ingialliti dell'erba e qualche foglia ormai secca. Ma anche l'autunno poi finì, arrivò l'inverno e la neve coprì la terra. Non era rimasto più nulla da mettere sotto i denti. La cicala batteva i denti dal freddo e aveva una gran fame. Un giorno sotto la neve raggiunse una casetta piccina, guardò dentro e dalla finestra vide che c'erano le tre formiche che stavano al calduccio riparate dalla neve e sgranocchiavano i chicchi di grano che avevano messo da parte. Infreddolita la cicala bussò alla porta e disse: sono la cicala. Voi formiche siete invidiosi di me perché io canto bene, datemi del vostro grano. No, risposero le tre formicole. Voi formiche siete ricche, avete raccolto tutti i chicchi di grano sottraendoli anche a me. No, risposero le tre formicole, anche te avresti potuto raccoglierne, ce n'era in abbondanza. Voi formiche siete ricche, potete darmi una parte dei vostri chicchi di grano. No, risposero le tre formicole, le scorte non sono così grandi, non ce ne sarebbe per tutti. Inoltre, se ci privassimo delle nostre scorte, poi, ad esempio, mia moglie e mio figlio morirebbero di fame, perché non ce ne sarebbe poi più abbastanza per passare l'inverno. Voi siete nazionalisti, gretti, invidiosi ed egoisti, urlò la cicala. Voi dovete darmi il vostro grano. No, risposero le tre formicole, perché te cicala non ti sei preparato come noi per i tempi grami? Ma io ho cantato sull'albero, rispose la cicala. Allora balla, risposero le tre formicole. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Per questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima. That's all right.